Dracula di Bram Stoker. All'interno c'era un vecchio, alto, sbarbato, ma con lunghi baffi bianchi, vestito di nero dalla testa ai piedi, neppure una nota di colore in tutta la sua persona. Teneva in mano un'antica lucerna d'argento, in cui la fiamma bruciava senza protezione alcuna d'un tubo di vetro o d'un globo, gettando lunghe ombre tremolanti quando oscillava alla corrente del portone spalancato. Il vecchio mi ha invitato ad entrare con un cenno dignitoso della mano e ha detto, in un inglese eccellente, ma con una strana cadenza, «Benvenuto nella mia casa, entrate libero e tranquillo». Non ha accennato a venirmi incontro, ma è rimasto immobile come una statua, quasi il gesto di benvenuto l'avesse trasformato in pietra. Tuttavia, nel momento in cui ho varcato la soglia, con gesto istintivo si è fatto avanti e, tendendo la mano, afferrato la mia con una forza che mi ha fatto strizzare gli occhi, un effetto per nulla diminuito dal fatto che mi è parsa fredda come il ghiaccio, la mano di un morto più che di un essere vivente. Ha ripetuto, «Benvenuto nella mia casa, entrate liberamente e andatevene sano e salvo, lasciando qui un po' della felicità che portate con voi». La forza della sua stretta era molto simile a quella che avevo notato nel cocchiere, il cui volto, peraltro, non avevo visto, tanto che per un attimo mi sono chiesto se non stavo parlando alla stessa persona. Così, tanto per essere sicuro, ho domandato, «Il conte Dracula?» Egli si è inchinato con gran nobiltà, rispondendo, «Sono io, e vi do il benvenuto nella mia casa, signor Harker. Entrate, l'aria della notte è fredda, e avrete certo bisogno di cibo e di riposo». Mentre parlava, ha appoggiato la lucerna su una mensola del muro, e facendosi avanti, ha preso i miei bagagli, prima che potessi prevenirlo, si è avviato. Ho protestato, ma egli ha insistito. «No, signore, siete mio ospite. È tardi, e la servitù non è disponibile. Mi occuperò io di voi». Ha voluto, ad ogni costo, portare i miei bagagli lungo il corridoio, e poi su per una grande scala a chiocciola, e ancora lungo un altro corridoio dal pavimento di pietra, su cui i nostri passi risuonavano sordi. Arrivati in fondo, ha spalancato una porta massiccia, e io ho scorto con piacere all'interno una stanza ben illuminata, con un tavolo pronto per la cena, e un grande camino, dove il fuoco di grandi ceppi fiammeggiava sfolgorante. Il conte si è arrestato. Poggiando a terra i bagagli, ha chiuso la porta e, attraversando la stanza, ne ha aperta un'altra, che dava su una piccola camera ottagonale, illuminata da una unica lampada e apparentemente senza finestre. L'ha attraversata, ha aperto un'altra porta e mi ha invitato ad entrare. Era quello che desideravo, una grande stanza da letto, ben illuminata e riscaldata da un altro fuoco di legna, che saliva mugghiando forte su per il camino. Il conte stesso ha portato dentro il mio bagaglio e si è ritirato dicendo, prima di chiudere la porta, «Dopo questo viaggio avrete certo bisogno di rinfrescarvi, troverete tutto ciò che vi necessita. Quando siete pronto, venite pure nell'altra stanza, la cena sarà in tavola». La luce e il calore, oltre alla cortese accoglienza del conte, parevano dissipare tutti i miei dubbi e le mie paure. Tornato ad uno stato normale, ho scoperto che quasi morivo di fame, allora ho fatto una veloce toiletta e sono andato nell'altra stanza. La cena era già in tavola, il mio ospite, appoggiato alla cornice di pietra del grande camino, con un cenno garbato della mano, mi ha indicato il tavolo, dicendo, «Sedete, vi prego, e servitevi. Spero vorrete scusarmi se non mi unisco a voi, ma ho già cenato prima, e non sono solito mangiare a quest'ora». Gli ho teso la lettera sigillata che il signor Hawkins mi aveva affidato, l'ha aperta, e letta con espressione grave, poi, con un sorriso accattivante, me l'ha passata perché anch'io la leggessi. Un brano della lettera mi ha dato un brivido di piacere. «Sono dolente che un attacco di gotta, malattia di cui purtroppo soffro ricorrentemente, mi impedisca nel modo più assoluto qualsiasi tipo di viaggio, ma sono lieto di assicurarvi che vi mando un sostituto nel quale potrete riporre tutta la vostra fiducia. È un giovane pieno di energia e di talento, di assoluta fedeltà,
è discreto e riservato ed è cresciuto al mio servizio. Sarà pronto a servirvi quando vorrete, durante la sua permanenza, e raccoglierà le vostre istruzioni in merito a qualsiasi affare. Il conte si è avvicinato, ha scoperchiato un piatto, ed io mi sono gettato su un eccellente pollo arrosto. È stata questa la mia cena, insieme a del formaggio, insalata e una bottiglia di vecchio Tokai, di cui ho bevuto due bicchieri. Mentre mangiavo, il conte mi ha rivolto varie domande in merito al mio viaggio. Io gli ho raccontato, poco a poco, tutte le mie avventure. A questo punto avevo terminato la cena, e per desiderio del mio ospite avevo avvicinato una sedia al fuoco, mettendomi a fumare un sigaro che mi aveva offerto dopo essersi scusato di nuovo perché non fumava. Avevo ora l'opportunità di osservarlo, e ho scoperto che i suoi tratti erano molto marcati. Il volto aquilino, decisamente aquilino, il naso sottile con una gobba pronunciata e narici stranamente arcuate, la fronte nobile e spaziosa, i capelli radi sulle tempie ma abbondanti sulla testa, le folte sopracciglia quasi si congiungevano sul naso e i ciuffi parevano arricciarsi tanto erano abbondanti. La bocca, per quel che si scorgeva sotto i folti baffi, era rigida e con un profilo quasi crudele. I denti, bianchi e stranamente aguzzi, sporgevano dalle labbra, il cui colore acceso rivelava una vitalità stupefacente per un uomo dei suoi anni. Le orecchie erano pallide, appuntite, il mento ampio e forte, le guance sode, anche se scavate, tutto il volto era soffuso d'un incredibile pallore. Alla luce della fiamma avevo già osservato il dorso delle mani poggiate sulle ginocchia e mi erano sembrate piuttosto bianche, esili, ma vedendole ora più da vicino non ho potuto fare a meno di notare che erano mani piuttosto rozze, larghe, con le dita a spatola. Strano a dirsi, c'erano peli al centro del palmo, le unghie erano lunghe e sottili, tagliate a punta. Mentre il conte si sporgeva verso di me, le sue mani mi toccavano. Non ho potuto reprimere un brivido. Forse è stato il suo alito fetido, ma un'orribile sensazione di nausea si è impossessata di me, e per quanto facessi, non sono riuscito a nasconderla. Il conte lo ha certo notato, perché si è tirato indietro e con una sorta di macabro sorriso mi ha scoperto ancor più i denti sporgenti. Si è seduto di nuovo al suo posto, dall'altro lato del camino. Per un po' siamo rimasti entrambi in silenzio, e mentre guardavo fuori dalla finestra ho notato il primo tenue segno dell'alba. Una strana immobilità sembrava avvolgere ogni cosa, ma mentre ero tutto intento ad ascoltare, mi è parso di udire giù nella valle l'ululato di molti lupi. Gli occhi del conte scintillavano mentre diceva: «Ascoltateli, i figli della notte, ascoltate la loro musica». Notando sul mio volto un'espressione strana, ha aggiunto: «Ah, signore, voi cittadini non riuscite a capire i sentimenti di un cacciatore». Poi si è alzato e ha detto: «Dovete essere stanco. La vostra stanza da letto è pronta e domani potrete dormire quanto vorrete. Io sarò via fino al pomeriggio. Buon sonno e sogni d'oro». Con un garbato inchino mi ha aperto la porta che dava sulla stanza ottagonale e io sono entrato nella mia camera da letto. Mi ritrovo immerso in un mare di sensazioni stupefacenti. Sono pieno di dubbi e di paure. Mi vengono in mente strani pensieri che non oso confessare neppure a me stesso. Che Dio mi protegga, se non altro, per amore di coloro che mi sono cari.